2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Ancora rifiuti al centro dell'attenzione della cronaca gelese con le misure cautelari verso 7 persone che li smaltivano illegalmente bruciandoli. Doppio danno all'ambiente e alla salute pubblica. Queste operazioni, le denunce di qualche associazione, il proliferare di iniziative di pulizie fa da te sono segnali positivi. Indicano che qualcosa sta cambiando, che si può modificare un andazzo da terra di nessuno, che c'è tanta gente qui a Gela che non vuole sporcizia e abbandono. Tanta strada però c'è ancora da fare, ma questo lo si può considerare un interessante punto di partenza verso la lontana meta della normalità. È importante non mollare, continuare nella repressione, nella denuncia, con la consapevolezza che proteggere l'ambiente è un vantaggio per tutti. La politica è però attesa al varco. La cartina al tornasole è ciò che saprà fare per garantire, chiusa l'era della tecra, decoro e pulizia. Si attende insomma di capire che tipo di servizio di raccolta dei rifiuti, ma anche di spazzamento, di lavaggio delle strade, sarà garantito alla città dal momento in cui non ci sarà più la tecra e tutte le scuse che sono state accampate rispetto a un servizio vecchio con una proroga dietro l'altra, e quindi si potrà programmare ex novo e dare quindi alla città un indirizzo diverso. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.